Comunque, quello che sta succedendo in questo calciomercato, cioè non è manco aperto il calciomercato e già stiamo a fallire di Dio. Zidane lascia il Real Madrid così dal nulla, ragazzi. Ha convocato una conferenza speciale impressionante con Florentino Perez e gli altri dirigenti a fianco. Ha detto: guardate, io non me la sento più di continuare questa avventura, è il momento di cambiare. Secondo me, ragazzi, si è accorto che forse l'età media del Real Madrid sta avanzando, potrebbe essere finito un ciclo, oppure si sta avvicinando alla fine di questo ciclo. Tra l'altro, questo addio di Zidane al Real Madrid a me mi fa pensare che queste voci su Cristiano Ronaldo siano più vere del solito, nel senso, è una situazione in cui mi sembra quasi un addio alle armi, nel senso, io questa cosa di Zidane non me l'aspettavo affatto, cioè non me l'aspettavo per niente. Quindi il fatto che lui abbia all'improvviso deciso di lasciare il Real Madrid sembra quasi un indizio, come per dire: guardate che i migliori stanno andando via, io qua a fare figuracce non ci rimango. Nel senso che Ronaldo è lontano da Real Madrid perché ha dei contrasti con Perez, Benzema sembrerebbe lontano perché Real Madrid vorrebbe prendere un giocatore diverso, tra caratteristiche diverse. Insomma, è un periodo di ricostruzione. Modric ha 32 anni, Marcelo ne ha 32, ne deve fare 32 o 31, non mi ricordo. Quello che è, insomma, ci stiamo avvicinando a un'età in cui i giocatori del Real Madrid vanno in fase discendente. Tutto questo considerando che comunque rimangono sempre grandissimi campioni, però Zidane evidentemente non vuole rimanere a determinate condizioni. Chi sono i nomi che per il momento si sono fatti? Quelli di Antonio Conte e quello, sentite un po', udite udite, di Pep Guardiola, ragazzi. Sarebbe improvvisamente un revival di quello che fu la rivalità tra Barcellona e Real Madrid qualche anno fa, quando il Barcellona veniva guidato proprio da Guardiola e Real Madrid veniva guidato da Mourinho, da Ancelotti. C'era proprio una situazione pazzesca in Liga, tantissimi ottimi allenatori, tantissimi grandi calciatori, erano gli anni d'oro della Liga. E quindi pensate un pochino che suggestione sarebbe avere Guardiola Real Madrid, anche se secondo me non ci andrebbe mai per attaccamento nei confronti del Barça. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Ciao.